L'opera che ha affascinato il pubblico e le scuole ha sapientemente intrecciato le antiche lamentazioni del profeta Geremia con le moderne storie di esiliati delineate dallo scrittore Andrea Kerbaker. Le quattro vicende contemporanee che esplorano temi di perdita e alienazione hanno portato alla luce la risonanza attuale delle parole di Geremia, come sottolineato da Walter Roccaro, direttore artistico del Luglio Musicale Trapanese. In scena il migrante che lotta nella disperazione del naufragio sulla rotta verso l'Italia, l'architetto brasiliano che vive il declino della ragione in una clinica psichiatrica, l'aristocratico londinese che denuncia la scomparsa della sua giovane e bellissima nipote broker in carriera, improvvisamente licenziata, il pompiere scampato all'attentato alle Torri Gemelle grazie al cambio turno richiestogli dal collega e che vive un profondo senso di colpa per essere sopravvissuto ai suoi amici. Imperviti itinerari nell'anima dell'uomo contemporaneo, dunque narrati con un'analisi lucida e tagliente, ma che lascia anche spazio allo spettatore per immaginare finali rivolti verso la luce e la speranza. Il melos dell'opera, affidato alle voci di Valentina Bilancione e Silvia Ragazzo, che cantavano parti del testo biblico, è stato intervallato dalle lamentazioni moderne recitate dall'attore Giuseppe Amato. La musica di Carlo Galante ha dato, grazie anche all'accurata esecuzione dell'ensemble dell'ente diretto da Mirko Reina, linfa vitale alle intonazioni drammatiche, adattandosi al tono delle antiche lamentazioni alle moderne storie. La regista Maria Paola Viviano, attraverso la scenografia minimalista basata su materiali di riciclo e le luci di Giuseppe Saccaro, ha efficacemente espresso il disastro narrato nel testo biblico e il travaglio interiore dei protagonisti, simboleggiato dalle tre colonne rose presenti in scena. Le lacrime di Geremia ha offerto al pubblico un'esperienza emotiva molto forte, sapendo realizzare una sintesi artistica compiuta, elegante e pregna di significati valoriali.